Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Caserma dei Carabinieri, se ne sta parlando molto nelle ultime ore, Pier Ezio Ghezzi si è preso tutto il merito per il fatto che la caserma rimarrà in città, Carlo Barbieri lo smentisce e dice: quando abbiamo iniziato ad occuparcene Ghezzi viveva ancora a Milano. In mezzo a questo scambio di battute, Italia del Rispetto che posizione ha? Sì, buongiorno. Dunque, la mia posizione è questa, vorrei come l'Italia del Rispetto porre l'attenzione e ritenere che le dichiarazioni del candidato sindaco Pier Ezio Ghezzi abbiano una mancanza di rispetto nei confronti di tutte le forze politiche che nel 2014, quando era iniziato il problema, si sono prodigate per la soluzione. Forze politiche erano in consiglio comunale nella maggioranza, nella minoranza, dal 5 Stelle, che voglio nominare, quindi tutti. Vogliamo ricordare Italia del Rispetto nel concreto cosa fece? In quel momento noi ovviamente che non eravamo nulla di politico, però avevamo organizzato per una settimana intera una raccolta firme che ha avuto un risultato di 400 firme raccolte e abbiamo avuto la possibilità di sentire qual era il disagio e in quel momento là la forte preoccupazione dei cittadini era paura, perché senza la caserma dei carabinieri e l'operatività degli agenti per la strada la gente diceva: abbiamo paura. Quindi io ritengo che il candidato Pier Ezio Ghezzi e tutto il PD, se hanno trovato una soluzione, io gli faccio un plauso e sono contento, ma credo che a me piace un politico moderato. Io credo che forse bisognava anche riconoscere il merito di quando è iniziato il problema anche le altre forze politiche.